Tra poco nel nostro telegiornale la viabilità con la chiusura del viadotto Italia sulla Salerno-Reggio Calabria e le polemiche per il conseguente traffico che si registra sulla statale 18, la cronaca poi con le 18 ordinanze di custodia cautelare emesse dalla DDA di Reggio Calabria nei confronti di esponenti appartenenti al clan Commisso a Siderno, per ricordare la figura di Giancarlo Congiusta. Parleremo della struttura di protezione civile più importante della nostra regione, istituita a Soverato, di emergenza spazzatura a Vibo Valentia e di tanto altro ancora subito dopo i nostri titoli. Vi aspetto. Dopo la chiusura del viadotto Italia sulla 3, situazione critica sulla statale 18, invasa dai mezzi pesanti costretti al percorso alternativo. Sindaci del Tirreno sul piede di guerra, pronti a bloccare la statale. Intanto la regione pensa a chiedere i danni all'ANAS. Sono 18 le ordinanze di custodia cautelare emesse dalla DDA di Reggio Calabria nei confronti di esponenti del clan Commisso. Sequestrati beni per 3 milioni di euro. L'accusa è di esercizio abusivo del credito, usura e violenza. Scoperto giro di imprenditori finiti nella rete degli strozzini. Nel 10° anniversario dell'uccisione di Gianluca Congiusta, Siderno ricorda le vittime di mafia. L'appello di Don Ciotta ai calabresi: bisogna reagire all'andrangheta. 15 anni dopo la tragedia del camping Leggiara, che costò la vita a 13 persone, a Soverato è istituita la struttura di protezione civile più importante della Calabria, che avrà il compito di fronteggiare le emergenze. Le strade della città di Vibo Valentia invase ancora una volta dalla spazzatura. In prefettura, tavolo tecnico per trovare una soluzione. Braccio di ferro tra comune e Progetto Ambiente, società alla quale è affidato il servizio di raccolta dei rifiuti. Ancora buonasera e ben ritrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. In primo piano dunque la situazione critica che si registra sulla strada statale 18, invasa dai TIR in seguito alla chiusura del viadotto Italia sulla Salerno-Reggio Calabria. I sindaci del Tirreno Cosentino sono sul piede di guerra e si dicono pronti ad occupare la statale. Ce ne parla Gianluca Pasqua. Se non avevo i soldi, 2850. Ci sono dei problemi evidentemente dettati naturalmente dalla diretta con il computer e cercheremo di riproporre questo servizio appunto sulla viabilità nel prossimo servizio. Andiamo avanti con la cronaca e parliamo. Anzi, mi dicono dalla regia che ritorniamo sulle immagini appunto della protesta dei sindaci dell'Alto Tirreno Cosentino. Se non si assumeranno i provvedimenti, io sarò costretto ad assumere provvedimenti per vietare il traffico pesante Ok, sulla sulla 18. 18. Il presidente Mario Oliverio è risoluto. Ieri ha annunciato azioni legali a difesa dei cittadini calabresi tenuti in ostaggio alla chiusura del Ponte Italia. Oggi si schiera con i sindaci, decisi a muoversi insieme per spronare Roma e immagina soluzioni drastiche. Mi sembra veramente un termine grosso di un'evincita, una cosa che avremmo dovuto risolvere, attesa che è accaduto il 2 di marzo, avremmo dovuto risolvere. Ernesto Magorno, intervenendo durante la riunione dei sindaci organizzata dal primo cittadino di Diamante, dice una grande verità. Ciò che si fa oggi per sbloccare la situazione è quantomeno tardivo. Lo stallo rischia di compromettere la stagione turistica dell'intera regione. 2 mesi fa sono andata a fare un sopralluogo, la situazione era drammatica, allora come ora, perché non dimentichiamo che questo pezzo di strada, questo ponte è sequestrato perché c'è morta una persona, quindi c'è bisogno. Non solo che rapidamente, come ha detto il presidente Oliverio, ci sia una progettazione perché si inizino i lavori, ma è importante che questo tratto di strada venga dissequestrato perché possano iniziare i lavori. E per essere dissequestrato c'è bisogno che le perizie del tribunale siano al più presto depositate e venga data l'autorizzazione al dissequestro. La statale 18 si percorre così, ad andatura lenta, dietro una fila di tir e incrociandone altri. È la quotidianità sul Tirreno da ben 86 giorni. Facile immaginare quale sarà lo scenario nel pieno della stagione estiva. È un problema economico, ma anche di sicurezza. Arrivederci.
cedere e cedere, quindi i nostri territori catturano il 10% del flusso turistico regionale. Quindi ha una dimensione percentuale anche piccola, corrispondono a grandi numeri per gli imprenditori, quindi una grande difficoltà economica per quanto riguarda le risorse da attrarre e quindi da catturare per i nostri imprenditori. Partiamo dal fatto che ogni anno il prefetto, e quindi facciamo con l'ordinanza, si interdice, quindi c'è l'interdizione dei mezzi pesanti, quindi ci sono delle motivazioni in ordine strutturale delle strade innanzitutto e poi in ordine anche di pericolo. Il 3 giugno è la data che tutti gli amministratori calabresi hanno segnato sulla propria agenda. Al Ministero delle Infrastrutture si affronterà l'argomento Ponte Italia. C'è chi plaude all'iniziativa, chi teme sia l'ennesima tappa interlocutoria, da affrontare comunque con estrema unità. C'è un'unione di tutti i sindaci, del Tirreno e del Pollino. È una straordinaria occasione di mobilitazione su questa vicenda che veramente riguarda l'economia fragilissima di questa regione. Ho avuto notizie che ci sono state persone che hanno disdetto alberghi, hanno disdetto il loro soggiorno, perché evidentemente venire da Salerno, da Firenze, acqua giù, insieme con centinaia di tir, di bestioni che tagliano la strada, penso che la gente ci pensa bene. La 3 è un problema di tutti, non solo dei calabresi, ma ci sono altri rischi. Il sindaco di Amantea avverte, anche la 18, oggi unica via d'uscita, potrebbe spezzarsi in due. C'è l'aggravante della situazione di località principessa, con un traffico, un senso unico alternato che nei momenti più caldi delle giornate, nei weekend, diventa veramente un imbuto che oltrepassare diventa un'impresa. La cronaca adesso, associazione mafiosa, usura, esercizio abusivo del credito, ma anche un caso di violenza privata. Sono questi i reati contestati a vario titolo ai 18 presunti appartenenti alla cosca Commisso, arrestati nell'ambito dell'operazione Bacinella 2, che ha sgominato il colossale giro di usura gestito dalla clan. L'operazione di oggi nel servizio curato da Anna Franchino. Se non avevo i soldi, 2850 euro, entro mercoledì, mo perdere i figlioli me che ti scazzo me. Mercoledì mo? Sì, entro mercoledì mo, solo avuto i figlioli me che ti scazzo come un capezzo. Tu di qui è stato venuto mese. No, io sono venuto lì. Se non mi porti i soldi farai una brutta fine. Questa è una delle tante intercettazioni ambientali e telefoniche raccolte dagli inquirenti. Telefonate notturne, minacce che si estendono anche ai familiari, intimidazioni, pestaggi. Questi i metodi classici utilizzati dai clan per pretendere la restituzione dei soldi prestati a strozzo, con tassi che il più delle volte raggiungevano anche il 120%. È denominata Bacinella 2 l'operazione condotta dal Comando Provinciale di Reggio Calabria e dallo scico della Guardia di Finanza, coordinata dalla DDA Regina, che ha consentito di disarticolare, con l'esecuzione di 18 ordinanze di custodia cautelare, un gruppo criminale dedito all'usura e all'esercizio abusivo del credito appartenente alla cosca Commisso di Siderno. Il nome dell'operazione è dall'appellativo Bacinella, usato dagli uomini del clan per definire la cassa comune a cui attingeva il gruppo criminale. Gli arrestati di oggi hanno permesso di sgominare il colossale giro di usura gestito dal clan a Siderno, Bianco, Mammola e Grotteria, ma contestualmente i finanzieri hanno effettuato un sequestro di beni per oltre 3 milioni di euro. Tra i beni confiscati varie società, terreni, appartamenti, autovetture, un'attività che si è svolta in totale regime di omertà, hanno dichiarato gli inquirenti, che hanno sottolineato le difficoltà nello svolgimento del proprio lavoro. Non c'è stata nessuna denuncia, ha dichiarato il procuratore aggiunto Nicola Gratteri, che ha coordinato l'indagine, e almeno la metà degli imprenditori convocati in caserma hanno negato anche l'evidenza. Non a caso per quattro di loro sono stati disposti gli arresti domiciliari. Questo
questo dimostra la capacità dell''ndrangheta di soggiogare il contesto sociale in cui si radica. Inoltre, ha detto ancora Gratteri, nonostante gli contestassimo le conversazioni ambientali registrate, hanno continuato a negare anche di fronte l'evidenza. Questo si deve al fatto che dietro questo giro di usura ci sono i Commisso, un clan dell'elite dell''ndrangheta reggina, e al grado di omertà tombale che sono in grado di imporre. Le vittime sono maggiormente imprenditori edili e commerciali, non solo della zona ma dell'area ionica reggina. Uno di loro, che non riusciva a pagare e per questo è stato anche valmenato, si è rivolto ad un altro clan per avere protezione e cercare di strappare uno sconto. I fatti ancora una volta dimostrano come l'economia è fortemente inquinata dal danaro, da somme consistenti di cui dispone l''ndrangheta e che utilizza proprio per andare incontro agli imprenditori bisognosi, i quali si lasciano convincere dalle lusinghe che inizialmente vengono portate da appartenenti all''ndrangheta e finiscono però per coinvolgere in giri particolarmente violenti, nei quali si è costretti a restituire somme di denaro che certamente costringono poi gli imprenditori ad abbandonare la propria impresa. Ecco come l'impresa legale finisce per essere inquinata dal denaro dell''ndrangheta e l'imprenditore è costretto ad arrendersi ai metodi violenti dell''ndrangheta, che svolge la propria attività sul territorio in modo sempre più aggressivo e radicale. Rimaniamo nel Reggino, a Siderno, per la giornata della memoria promossa in occasione del 10° anniversario dell'omicidio di Gianluca Congiusta da parte delle cosche di 'Ndrangheta. Presente all'iniziativa Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera. Marisa Fallico. Antonio Valente, Mario Lattuca, Carmine Tripodi. Ogni nome, il grano di un rosario doloroso, una famiglia devastata, una giovane vita spezzata, sono le vittime innocenti di una strage senza fine, spesso senza giustizia, le vittime di mafia, il cui ricordo è esploso a Siderno in una miriade di colori e suoni nel 10° anniversario della tragica uccisione di Gianluca Congiusta, il giovane commerciante 31enne assassinato dall''ndrangheta per aver difeso la legalità. Una giornata speciale, molto partecipata, promossa insieme a Libera e ad altre associazioni della Locride, dall'associazione che il papà di Gianluca, Mario Congiusta, porta avanti da anni, perché il sacrificio di questi uomini e donne, questi bambini, il cui nome è stato impresso su degli aquiloni, come ha ricordato Don Luigi Ciotti, presente all'iniziativa, non sia stato vano. Siamo venuti e anch'io sono venuto qui, ancora una volta, a portare la vita nel giorno in cui ricordiamo e viviamo la morte. Non è retorica dire che siamo chiamati a imprestargli la nostra vita, perché i loro sogni, i loro desideri, la loro generosità, il loro impegno continui attraverso le nostre scelte e i nostri impegni. Non una commemorazione di circostanza, ma un'occasione per scuotere le coscienze. Il fondatore di Libera, con il suo solito stile diretto e incisivo, ha ricordato a tutti che l'impegno antimafia non è l'esercizio dell'indignazione, non è solo retorica per mettersi a posto con la coscienza, ma impegno concreto a cominciare dal lavoro. E Libera ha creato tanti posti di lavoro anche in Calabria, utilizzando i terreni confiscati all''ndrangheta, nonostante le minacce e le intimidazioni. L'ultima, il taglio di 100 olivi alla cooperativa Valle del Marro. C'è bisogno di una nuova resistenza per difendere la libertà, ha tuonato da Siderno questo prete coraggio. Non è libero il nostro paese e noi dobbiamo resistere. Ci deve essere una nuova resistenza, amici. Poi un messaggio di speranza per questa regione, una terra che deve trovare orgoglio e dignità. Calabria significa faccio sorgere il bene.
Nel prossimo servizio un'altra lezione di legalità, questa volta a Catanzaro per gli studenti dell'ITC che hanno incontrato il sostituto procuratore della distrettuale antimafia di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo. Il magistrato di origini siciliane ha ricordato i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Emilia Canonaco. È tornato in mezzo ai giovani Giuseppe Lombardo, sostituto procuratore della distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Questa volta si tratta degli studenti dell'ITC di Catanzaro. Due anni fa, invece, erano quelli che, spontaneamente, gli si erano stretti intorno per non farlo sentire solo. Pochi giorni prima, infatti, gli era stata consegnata una busta con dentro 500 grammi di esplosivo e un biglietto con su scritto: se non la smetti, ce ne sono pronti 200 chili. Perché la solitudine che un magistrato impegnato nella lotta quotidiana contro la mafia teme più di ogni altra cosa. Soli erano e soli si sentivano Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Del primo Giuseppe Lombardo dice: è un ricordo di grande vicinanza, soprattutto perché mio padre lo conosceva e quindi ho anche tutta una serie di immagini personali che lo trasforma in un qualche cosa di molto più vicino, di molto più conosciuto rispetto a quella che può essere la sua figura, così, ecco, vista un po' a distanza. Sì, perché è dalla Sicilia che il magistrato Lombardo arriva, quella Sicilia che negli anni Ottanta assistette al primo maxi processo contro Cosa Nostra. Una figura come Falcone oggi sarebbe stata importante, perché già molti anni fa aveva individuato la strada da seguire, aveva già in qualche modo indicato quelle che erano le priorità. Penso che siano quelle figure che poi trasformano il lavoro di tutti i giorni in un qualche cosa di diverso, di più importante. A distanza di 23 anni, la strage di Capaci prima e quella di Via D'Amelio poi, come vanno lette e interpretate? Sono figure che in qualche modo spostano gli equilibri, proprio perché sono capaci di penetrare fino in fondo questi fenomeni e colpirli non è soltanto, voglio dire, un qualcosa che riguarda loro come vittime, ma che riguarda l'intera società civile, che ovviamente ne ricava un messaggio estremamente pesante che spesso e volentieri frena anche gli accertamenti giudiziari. Agli studenti dell'ITC di Catanzaro, Lombardo ha ricordato le parole di Paolo Borsellino: se la gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo. 15 anni dopo la tragedia di Soverato, operativa in città la struttura di protezione civile più importante della Calabria, il centro operativo misto che avrà il compito di fronteggiare le emergenze, inaugurato dal capo Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, Fabrizio Curcio. Ce ne parla Rosalba Baldino. Era il 10 settembre del 2000 quando un'onda fatta di fango travolse il camping Leggiare. L'alluvione arrivò sul finire della notte, travolse ogni cosa, 13 morti. A 15 anni dalla tragedia, Soverato inaugura il centro operativo misto. Qui opererà la protezione civile, qui saranno coordinate le operazioni di soccorso in caso di emergenza. È la struttura più grande della Calabria, il taglio del nastro affidato al capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Fabrizio Curcio. La sua presenza è il segnale d'attenzione per un territorio, quello calabrese, come dice lui, molto fragile. La Calabria è un territorio sul quale i rischi sono evidenti, la parte sismica, la parte idrogeologica, un territorio certamente fragile, quindi il Dipartimento oggi come in passato è presente proprio per stimolare la crescita di consapevolezza, la capacità organizzativa. Nel giorno della festa delle presenze istituzionali Curcio va dalla sostanza ed avverte che necessarie sono le azioni, formare e organizzare i verbi più usati per, sottolinea, fronteggiare l'emergenza. Le risorse in assoluto non sono mai sufficienti, il volontariato come formarlo, come organizzarlo, le strutture operative, come relazionarsi tra di loro, questo è l'obiettivo. La nuova casa della protezione civile è dotata degli strumenti utili nelle emergenze, che ha l'ambizione di diventare punto di riferimento nella regione. A Vibo adesso, perché le strade della città sono ancora una volta invase dalla spazzatura. In prefettura un tavolo tecnico per trovare una soluzione.
Passa il tempo, ma nulla cambia in una Vibo Valencia che sembra annientata da un malefico sortileggio. Lo scenario di fine maggio è lo stesso che si vedeva e si raccontava la scorsa estate. Cumuli di spazzatura che invadono ogni angolo della città, cittadini esasperati, operai senza stipendio e comune ditta interessata ad affrontarsi in una nuova diatriba. È l'immancabile, inevitabile, ineluttabile tavolo in prefettura alla ricerca di una soluzione che tarda ad arrivare. Il prefetto Giovanni Bruno ha cercato di trovare una mediazione, mosso dalla necessità di tutelare gli interessi dei lavoratori e della città al momento soffocata dai rifiuti. Il comune accusa la ditta di non rispettare i termini del contratto e sospende i pagamenti, la ditta senza i pagamenti del comune non paga gli stipendi, quindi il rimbalzo delle responsabilità con la ditta che ribalta la questione ed accusa il comune di non metterla in condizione di poter fare il suo lavoro. Intanto la città è di nuovo invasa dai rifiuti. La questione è che non c'erano e non ci sono ancora i presupposti ottimali per farla partire sulle utenze domestiche, tant'è vero che sulle utenze commerciali oltre l'80% delle utenze sono state già censite e hanno già iniziato il sistema di raccolta differenziata. Sulle utenze domestiche invece abbiamo necessità di avere delle aree, i cosiddetti ecocentri, e in questo momento ancora non sono state identificate e definite dall'amministrazione. La ditta Progetto Ambiente doveva già partire con la differenziata, perché non è che c'era un altro tipo di raccolta, c'è solo la differenziata. Pertanto tutte le scuse che loro adducono sono tutte scuse. Il capitolato speciale d'appalto, l'offerta economica migliorativa che ha fatto la ditta è differenziata. Per quanto riguarda tutte le clausole contrattuali, loro sono stati inadempienti perché non hanno temperato a tutte le norme che erano stabilite, quali lo spazzamento con i mezzi meccanici, il trasporto, alcuni mezzi che dovevano essere di corredo alla porta a porta e quant'altro. Quindi noi siamo obbligati a fare le trattenute perché non si possono non fare, perché il comune viene così penalizzato. Per quanto riguarda, se loro si decideranno ad fare la porta a porta, possiamo addivenire ad una soluzione, però da domani devono tentare di effettuare questo porta a porta. Le isole ecologiche per noi sono marginali, non sono una condizione sine qua non, sono di supporto al cittadino, non alla ditta. Noi siamo convinti che questa è l'interpretazione giusta, così come ci sono scritte nelle carte. Da Vibo a Cosenza per un seminario su clima e tempo. Clima e tempo, Cronos e Zeus, due caratteristiche dell'essere ambientale. E questo è il tema del seminario che si è tenuto a Villa Rendano nell'ambito del progetto Laboratorio di Difesa del Suolo promosso dalla Fondazione Attilio ed Elena Giuliani. Grazie all'apporto di studiosi ed esperti sono stati trattati i temi del clima e del tempo, dell'atmosfera e dei modelli matematici impiegati per realizzare le previsioni del tempo. Ormai il tempo, attraverso le sue manifestazioni atmosferiche, attraverso anche i cambiamenti climatici che si stanno verificando un po' in tutto il globo, determina in maniera fondamentale gli eventi che si abbattono sul nostro continente e nella nostra Calabria. Parliamo appunto di alluvioni, parliamo appunto di frane, parliamo di eventi che mettono a repentaglio la vita dei cittadini e anche le infrastrutture e gli insediamenti. Ma dobbiamo davvero preoccuparci delle variazioni climatiche? Forse non tanto. Noi siamo diventati molto più sensibili ai cambiamenti climatici, ma dobbiamo tener conto che il clima non è mai stato una costante, è sempre stata una variabile evolutiva, la quale nel corso dei milioni di anni della vita sulla Terra ha avuto tante oscillazioni verso il caldo, verso il freddo, verso il secco, verso il piovoso, e quello che sta accadendo adesso è una transizione climatica in parte naturale e in parte dovuta all'uomo. Adesso si è accelerata, nel senso che ci sono alcune variabili come la temperatura media mondiale che si è elevata, ma non si è elevata uniformemente nel globo, si è elevata a macchia di leopardo, e questo fa sì che ci siano zone che hanno subito dei fenomeni molto intensi e altre che invece abbiano avuto dei fenomeni di ridotta estremalizzazione. Ed ora le iniziative per l'Expo del Parco del Pollino.
L'Expo 2015 di Milano ha come protagonista anche il Parco Nazionale del Pollino, che ha organizzato diversi eventi per l'occasione, eventi che si terranno sia a Milano che sui territori calabresi e lucani. Le diverse attività sono state divise in tre tipologie di azioni. Si comincia con quelle da realizzarsi a Milano. Ci saranno una serie di eventi di carattere culturale, alcune organizzate insieme alle due regioni, Basilicata e Calabria, alle aziende di promozione turistica. Ci saranno eventi di carattere di promozione proprio del parco sotto l'aspetto naturalistico, nell'ambito del grande padiglione della Biodiversity Park, che è la porta d'ingresso del Decumano dal versante del padiglione Italia. Ci saranno eventi di carattere enogastronomico, perché è evidente, si parla di alimentazione e di cibo, quindi le produzioni di qualità di questo territorio saranno al centro di alcune giornate clou. Il secondo segmento di azioni è l'Expo sui territori. Faremo un educational di tre giorni, portando qui stampa specializzata, ma inviteremo anche la stampa regionale, per tre giorni sul nostro territorio, che culminerà con l'inaugurazione della fattoria del parco a Campotenese, che diventerà il futuro centro di esposizione e degustazione di tutti i prodotti tipici del parco. Così come saremo presenti sia sul versante ionico, alla fiera ionica che si svolgerà a Trebisacce, ma guardando anche alla costa tirrenica, abbiamo preso una giornata intera del festival dell'Accademia del Peperoncino di Diamante. Infine, confermati gli eventi promozionali che già si svolgevano sul territorio del Parco del Pollino. Il Peperoncino Jazz Festival, piuttosto il Festival Internazionale del Folklore, o sul versante lucano il Bianca e la Rossa che si fa a Rotonda, o gli eventi che attorotano a Senise attorno al Peperone di Senise. Ecco, noi tutti questi eventi quest'anno li abbiamo declinati sul tema dell'Expo. E poi voglio dirlo, abbiamo preso una giornata del Festival Internazionale del Folklore di Castrovillari, tutti i gruppi di questo festival, che arrivano da 8 nazioni di tutto il mondo, faremo una giornata appunto dedicata a questi temi della fratellanza tra i popoli, della multiculturalità, e lo faremo anche qui in uno scenario straordinario che sono i pianori di Novacqua a Saracena. Ci spostiamo adesso a Catanzaro, dove al Teatro Politeama è stato accolto da tifosi ed appassionati l'ex capitano dell'Inter, Zanetti, insignito del premio Ceravolo in memoria del presidente giallorosso degli anni 70. L'edizione 2015 ha visto protagonista il capitano nerazzurro, che ha parlato anche purtroppo dell'attuale momento della squadra milanese, rassicurando però i tifosi presenti. Non temete, l'Inter tornerà competitiva. Vediamo. Ecco come la città di Catanzaro ha accolto Xaver Zanetti, un grande atleta, un grande uomo di sport, simbolo del calcio che a noi piace, pulito, onesto, leale. Un campione sia nel campo che nella vita. Una persona speciale che ha legato la sua esistenza ai principi veri dello sport. A lui il premio Ceravolo, la più importante e ambita delle cerimonie legate allo sport che si organizzano in Calabria. In migliaia hanno trasformato il Politeama in uno stadio per tributare affetto, stima e ammirazione ad uno dei personaggi migliori della storia del calcio nazionale. Zanetti è uomo semplice, disponibile, sempre sorridente, e lo ha dimostrato anche nell'indimenticabile serata catanzarese, non sottraendosi affatto all'affetto dei suoi estimatori. Un leader che ha dato tanto al calcio e dal quale ha ricevuto tanto. Ha affrontato l'immensa platea come fosse una delle innumerevoli gare disputate con la maglia dell'Inter, mettendoci dentro il cuore e con una semplicità che è propria delle belle persone. È proprio vero, c'è solo un capitano. Un nuovo format di promozione sul territorio lanciato da 8 giovani chef. Nasce Cooking Son, il fermento creativo under 30 che porterà la Calabria sul grande palcoscenico della food nazionale ed internazionale. Ce ne parla Anna Franchino. Caterina Ceraudo di Strongoli, Luca Bruzzino di Catanzaro, Antonio Biafora di San Giovanni in Fiore, Gennaro Di Pace di Saracena, Emanuele Lecce di Camigliatello,
Nino Rossi di Santa Cristina d'Aspromonte, Emanuele Strigaro di Crotone e Bruno Tassone di Pizzo. Sono gli 8 giovani chef provenienti da ogni parte della regione che hanno deciso di impegnarsi in un progetto di rilancio della nostra terra, partendo da ciò che la contraddistingue maggiormente, e cioè il buon cibo ed il buon vino. Un gruppo di giovani chef che sono già amici tra di loro e che insieme vogliono fare dei progetti di valorizzazione dell'agroalimentare calabrese innanzitutto. E si sono strutturati in un progetto che si chiama Cooking Soon, che alcuni operatori del mondo della comunicazione gli hanno proposto, e quindi il fatto che siano giovani può essere un elemento in più rispetto al fatto che noi lavoreremo molto sul web, lavoreremo rispetto ai nuovi media, e questo è insomma un po' l'idea. Si chiama Cooking Song, è un fermento creativo under 30 che porterà la Calabria sul grande palcoscenico del food nazionale e internazionale. La presentazione del progetto è avvenuta nell'antica segheria del centro visita Cupone a Camiglia dello Silano. Hanno partecipato all'evento tanti curiosi e appassionati, tra cui lo scrittore Pino Aprile, stimolato forse dall'iniziativa e dal progetto di comunicazione dei cuochi, che opereranno da veri ambasciatori portando sul grande palcoscenico del food i tesori naturalistici, culturali, culinari, unici di una Calabria multiforme. La giovane formazione degli 8 talenti, che hanno un'età media di 27 anni e che prenderanno parte a questo nuovo format culinario per tutelare ciò che di più buono produce la regione Calabria, esportandolo nel mondo. La proposta è rivolta innanzitutto al pubblico, quindi ai turisti che possono arrivare, ma è rivolta anche alle istituzioni, agli enti, ai consorzi, ai gruppi di aziende, perché facendo sinergia, insistendo su quello che è la rete, può essere un'occasione di sviluppo più o comunque uno strumento in più che si dà a questo territorio. Un appuntamento adesso, si parlerà di nuove strategie di investimento in tempi di ripresa. Domani a Corigliano alle ore 18.30 presso il Castello Ducale, nell'ambito degli incontri di approfondimento sulle tematiche finanziarie promossi dalla Banca di Sviluppo. A moderare i lavori il capo area Alessandro Bove e a relazionare Manuel Noia. Ed ora spazio alle previsioni del tempo. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteoincalabria.it. Ancora nei prossimi giorni insisterà una fase fresca e variabile sulla nostra regione. Un nuovo impulso instabile è in ingresso nel Mediterraneo e farà sentire i suoi effetti maggiori nella giornata di mercoledì. Ma da giovedì, con l'aumento della pressione, dovrebbe iniziare una fase stabile, con temperature in deciso rialzo. Infatti si prevede un fine settimana soleggiato e dal sapore quasi estivo, ma di questo ne riparleremo meglio nei prossimi appuntamenti. Passiamo alla previsione in dettaglio per la Calabria. Domani cieli irregolarmente nuvolosi con fenomeni a macchia di leopardo. Temperature stazionarie, ma sempre al di sotto delle medie. Ora diamo uno sguardo a mari e venti. Domani mari mossi con venti di direzione settentrionale. Come di consueto, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per la puntata odierna è tutto, grazie e arrivederci al prossimo appuntamento. E non ci sono aggiornamenti di rilievo, dunque questa edizione del nostro telegiornale termina qui. Io ringrazio regia Michele Cavi, messi in onda Giuseppe Costanzo, ed auguro a voi tutti un buon proseguimento di serata.